dormendo so quello che ho visto. Sarà stato in parte sogno, in parte realtà. Caro diario, eccomi di nuovo qui. Non potevo aspettare sino a domani. Dall'ultima annotazione qualcos'altro è accaduto. Qualcosa di impensabile. Di certo non mi aspettavo un simile epilogo. Qualche ora dopo la visita del signor Cranmer, Katrina e la madre sono rientrate dalla messa. Non appena ho detto loro del giovane, ho subito un interrogatorio interminabile. Erano così agitate mentre mi subissavano di domande. Non vi ho badato. E, al tramonto, John Cranmer si è presentato nuovamente alla nostra porta. Subito, Miss Von Brunner l'ho accolto con tutti gli onori. Ospiti a cena, contravvenendo ad ogni regola, ma poco importava. Il mio povero padre non avrebbe protestato, non più, ahimè. Quando l'ho visto entrare nel nostro salone, sono rimasta senza parole, letteralmente. Non riuscivo neppure ad alzarmi dal sofà, lo crederesti? Per due volte ho tentato di rizzarmi in piedi prima di riuscirvi. Non era molto diverso dal pomeriggio, ma ho provato una strana sensazione. Lo stomaco mi si è contratto e quando ho incrociato il suo sguardo, lui pure mi è parso piacevolmente sorpreso. L'emozione è durata qualche istante e poi la delusione, profonda, nell'udire Katrina raccontare del loro primo incontro, del loro presunto fidanzamento. Fatico persino a scriverla questa parola. Ho provato una sensazione talmente fastidiosa. Fissavo lo stipite sul quale erano ancora visibili i segni lasciati dalla sua mano. Ero agitata e incredula. Mi sentivo come nel mezzo di una commedia. Come se qualcuno ci stesse spiando e magari ridendo del mio assurdo turbamento. Un giovane dotato di tanta gentilezza e cortesia, innamorato di quell'arpia. Avresti dovuto vederli a cena. Mi parlavano con tanta amabilità, quasi fossimo per davvero una famiglia. Mi chiedo, per quanto ancora reggerà questa sciocca recita? Anche dopo il matrimonio. Ne dubito. Buonanotte. Tua.